Andy Bernard nel finale di The Office diceva: vorrei ci fosse un modo per capire di stare nei bei vecchi tempi mentre li stai vivendo. Io non so come, ma in quel momento l'avevo capito. Sei stato rubinato! Questo è un paese arretrato, siamo nel 2021. Volevano farci stampare le autocertificazioni. Greve! Starter pack obeso modello. Si parte ragazzi. Sono stressato, sto fumando. È la seconda oggi, scusate. Smetto appena finiscono in posta. Ora stiamo per partire ed è tutto pronto. Tutto pronto, si parte! Mi dispiace per voi, ma tutto il backstage sarà puntato su di loro. Stiamo dando fastidio. A chi? Già. È tutto pronto! Siamo pronti a fare la storia a Milano! È tra due giorni l'evento, però. Siamo carichi. Capitolo 2: Rubino e il crudele metodo di catcalling. Si parte! Era Simone. Dicono che i gattini tirano, Rubino. Ma io me ne faccio un set allora. Una bella cesta. Sì, ma la cosa fondamentale è cosa attirano i gattini. Osserviamo. Cosa attirano? Le carezze di. Ho visto di peggio. Di Livio, si sposti. Carezze di Livio. Di Ivan Grievo. No, Ivan, no. Beh. Io non ho parole, guarda. Si scherza. C'è sta tipo ore, c'è sta il portiere de notte. Lo faccio, vabbè, c'è Luca, andiamo. No, accompagna, a un certo punto si dimena, mi scappa al portiere de notte, fa Scusi, lo porto via. Porto un camera, si spoglia tutto, si mette da vicino alla finestra, ho fatto già lui. Fa tranquillo. Fa tipo così, allarga le braccia, corre, si butta sul letto e casca a metà e dorme così. No, si sta in una scena, io dico no, te prego. Cosa c'è sta in casa? Qui c'è niente. Niente. Qui non c'è nulla. Ma scusa, ma non c'era un bau? Un bar del cazzo, c'è una macchinetta del cazzo. Dove è la macchinetta? Non lo so, Rubì. Ma dovrebbe stare in carrozza. Rubino, chiudi il cibo. No, ti do un cazzotto in faccia, ti faccio diventare storpio. No, per me è dall'altra parte. Aria snack. No, c'aveva ragione, c'è l'area snack. Sì, c'è un caffè. Un caffettino. No, io se non si può fumare, niente caffè. Siamo anche un ninja. Rubino, che ne pensi? A merda. No. Dai, Livio. Content, Livio. Ci canti una canzone, Livio. Insomma, ci sarà Giorgio Vanni, lei è felice come grande fan di Dragon Ball. Questo santo suolo. Era meglio Roma. Ammirate la struttura steampunk della stazione centrale di Milano. Dubito hai il Covid, per significare che avevi il Covid. In realtà ci dovremmo sbrigare, ora arriverà Marra che ci sgriderà perché abbiamo solo mezz'ora. Sei partito. Per andare a RDS. C'avevi paura mezz'ora. Che era Marra col fischietto, sì, di la verità. Era Marra. Una corsa contro il tempo, Rubino. Tasci i vostri, ma volete mettere scale mobili? Che cazzo è? Insomma ragazzi, siete pronti per questo evento milanese?
carichi? A bomba. Stiamo per andare da RDS, che faremo un'esibizione cerberesca, direi. E poi per oggi abbiamo finito. Perché calcolatelo come un riscaldamento. E se c'è Jody? Se c'è Jody, non lasciamo perdere, guarda. Lasciamo perdere. Se lo dico ci bannano, guarda, veramente. Ah, raga, mi si è slacciato il pantalone, mi dovete perdonare. Da piccolo ho imparato più tardi di tutti a allacciarmi le scarpe. Me le allacciava Stefania. Yeah. Per la quale tra l'altro avevo una cotta all'elementare. E un messaggio a Stefania. Se vuoi allacciarmi i pantaloni oggi. Se vuoi allacciarmi i pantaloni, posso proprio. Possiamo assumerla alla strubalina. Alle due braccia, Danny. Ah no. Mannaggia. Andiamo avanti. Vai. Usiamoli bene. Vai. Non mi sento molto bene. Non mi taglierò le vene. Mi serve una trasmissione da vedere. Intanto di mangiare. Sono a casa in catene. Gli altri escono tutti insieme. Ecco un podcast in azione. Che presto cambia la mia sorte. Salve. Pronti per il tampone? Siamo in attesa per il tampone. Tutti e tre. Non tirano chissà dove. Rubino è positivo comunque. No, Rubino è il Covid. Faccio un piccolo spoiler, tanto questo lo vedremo dopo i Oscar. Ho il Covid, ha vinto miglior meme. Sarà tutto dopo. Se fai pandan con... infatti. Guarda. Questo poi chissà cosa diventerà. Sensazione proprio piacevolissima. Ci è andato bene, ragazzi. Sì, siete carichi? Carichissimi. C'è una mossa da qualche parte. Lasciamo delle regole. Simo, ci dobbiamo andare a tamponare. Lui si è tamponato. Ah, sì, manchi solo te. Arriva. Ora che stavo qui. Ma avete visto qua? Dentro, no, siete entrati, vediamo una reazione. Occhiali... Voi siete già entrati, vedo. Tu da. Qua tu di che ti occupi? Questa parte è camera operativa. Camera. Sì. Stavolta però siamo molti di più. Che è il più organizzazione. Il fonico è di là, è in quella circostanza di scale subito sulla sinistra. Si chiama Vincenzo Davi? Non lo so. Ok, non quello. Sempre farsi amici il fonico. Hai ragione. Grazie. Non è zero, però oggi mi servono gli zuccheri, quindi va bene così. Insomma, è pronto per questo? Ma che io? Per tutto ciò dietro di lei? Direi che è tutto pronto. Però vabbè, bisogna andare a improvvisare e vedere quello che succede, capito? Non mi faccio troppe domande, sennò poi mi viene l'ansia. Sto tranquillo, quello che accade, accade. Top mentalità. Grazie. A dopo. Subito accompagna Cicerone, diciamo. No, Ludovica mi cecchina. Stavamo dicendo che si stava appartando. No, l'accompagnava al tampone. Io sono una persona degentile. Che ha detto che voleva tamponarla? Sì. No, ha detto l'accompagnava. È stato molto chiaro su questo. Mica come Dudubi che vuole tamponare Delfina, Barbara Marrocco. No, anche Linda forse. Ma anche fosse. Dove sarebbe il problema, Rubino? Direi. No, risposta di Rubino, prego. Non c'è nessun problema, ma io essendo un gente, quello è il problema, quello è il vero problema. No, ma che ha accompagnato un po'. Dove l'ha rimediata? Ma anche lei è impegnata, Simone. E gli ha data una pure a David, solo che era calla. Allora mo sono finite quelle fredde. Sti cazzo. Vabbè, metti in frigo. E lui si è messo in frigo. Una volta è stato bellissimo perché la babysitter va da mio figlio, aveva 4-5 anni, va da mia moglie e fa: ma
signora, non riesco a capire. Suo figlio, quando c'è la sigla, parte la sigla di Dragon Ball, dice mio papà, non riesco a capire, perché non è che andavi in giro a dire, guardate. Sì. Allora, pensa che suo padre sia Goku. A few minutes later. Ragazzi, Gianluca, ma quando l'hai presa? Mi dovete scusare per tutte le volte che incontro. Da Gianluca, vaffanculo. Mamma, ma presa molto dal frigo, è piena. Ma sì, mamma mia quella, ma la sono messa io. L'ho chiesto a Mario, che ne so. Vabbè, DJ Osso. Cioè, no, sei uno stronzo, sei un pezzo di merda. Fanculo. Ma che cazzo fa? Mario, mi ha dato una Red Bull. Mario, dove sta Mario? Dove sta Mario? Porco Dio, io lo sapevo. Dai, Gianlu, vaffanculo, va. La Monster di Rubino rubata, altra che lì sto stupendo. Però porco Dio, la mia, oh, ma non è per far così, eh. Prima non ti ho detto, Simone, che sta la mia così. Ma che te li comprare al bar? Ma che bar? Ah, mia ma da 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 mi serve la caffeina. Da 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 da. Un prank a Rubino. Gli arriveranno questi messaggi, si in paniera. Rubino no! No, Rubino no!